Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi finalmente parliamo della terza parte di Via col Vento, l'ultima parte del nostro GDL che si conclude proprio oggi. Un GDL che ci ha accompagnati per tutta la primavera e che insomma spero vi abbia tenuto compagnia in una maniera dolce e piacevole come ha fatto con me. Adesso abbiamo davanti l'estate per dedicarci anche a letture un po' più leggere. Faccio le solite due premesse che faccio all'inizio di ogni video che ho girato su questo GDL. La prima è che, se mi ricordo, le lascio nell'info box, ma comunque nel canale riuscite a trovarli, e potete appunto andare a vedere i due video precedenti, quindi i video nei quali parlo della prima e della seconda parte del libro. E la seconda premessa che faccio è quella che ovviamente in questi video sono dedicati a un GDL e quindi cerco di approfondire la trama e i vari argomenti insomma che mi hanno colpita all'interno del libro, e quindi è ovvio che ci saranno degli spoiler, soprattutto adesso che parliamo della terza parte, quindi del finale. Quindi insomma, se non avete letto il libro, magari potete tornare a vedere questo video, quando l'avrete letto. Bene, comincio con un brevissimo riassunto perché voglio essere veloce, dato che nella terza parte del libro ci sono diversi avvenimenti, ma mi voglio concentrare sulle cose che mi hanno colpita di più. Rossella, siamo ormai negli anni in cui lei attivamente lavora nelle due segherie, quindi negli stabilimenti che sono di sua proprietà, e continua a guadagnare soldi. Atlanta la vede sempre in maniera negativa, ancora di più perché decide di mettere a lavorare in uno degli stabilimenti dei galeotti, quindi persone che in realtà insomma sarebbero in prigione, e questa cosa è sicuramente mal vista. Lei intanto è sempre sposata con Franco, dal quale ha avuto una figlia, una bimba. Un giorno, per andare ad uno degli stabilimenti, si trova a passare per una via particolarmente malfamata e viene attaccata da due uomini che tentano di rapinarla, quindi le strappano il corsetto, eccetera. Lei torna a casa completamente spaventata e da questo avvenimento lei scoprirà che sia il marito che Ashley, il suo grande innamorato che vive nella casa accanto insieme alla moglie Melania, fanno parte del Ku Klux Klan. Scusate se lo dico così lentamente, ma mi imbroglio sempre quando lo pronuncio. Quindi insomma, non l'avevano detto a Rossella perché lei non approvava. Loro due escono quindi per vendicare Rossella dell'affronto subito, perché uno dei due uomini che aveva tentato di rapinarla era di colore, e nella baraonda insomma rimane ucciso Franco, mentre gli altri uomini appartenenti a questa terribile associazione, che erano andati anche loro per vendicare Rossella, vengono salvati in una maniera anche piuttosto simpatica, direi, da Rhett. Quindi Rossella si trova di nuovo vedova, ma riceve subito una nuova proposta di matrimonio da parte di Rhett, per l'appunto. Quindi siamo tutti lì a dire: oh, finalmente. Rhett dice a Rossella che non la ama, ma che l'ha sempre desiderata, e lui sa che ben presto qualche altro uomo l'avrebbe chiesta in moglie, quindi lui decide di chiederla in moglie subito dopo la morte di Franco, perché voleva assolutamente diventare suo marito. Lei ammette subito che non ama assolutamente Rhett, ma accetta perché lui è ricchissimo ed è quello che lei desidera più di tutti. Comincia quindi una vita di agi per lei, vive nella ricchezza più totale. Mentre Rhett rimane un po' il personaggio che è sempre stato, quindi ci sono dei momenti in cui è molto in sintonia con Rossella, dei momenti in cui si scontrano e la fa arrabbiare, si prende in realtà cura dei due figli di Rossella, che non sono suoi figli, però lui li tratta come tali, e anzi si nota una certa predisposizione di Rhett, insomma, nei confronti dei bambini, ci sa fare, ecco. E lei intanto vive di questo denaro, quindi si costruisce una casa nuova, completamente cioè sfarzosa, tanti abiti nuovi da ricevimenti e così via, insomma è felice. Intanto rimane anche incinta di Rhett, ovviamente, e lei è terribilmente dispiaciuta da questa cosa perché lei non ha mai voluto figli, e nasce una bambina che si chiama Diletta. Da questo punto in poi vi riassumo soltanto i punti principali, i punti salienti della trama. Il primo è il fatto che Rhett si innamora talmente tanto della figlia, di questa Diletta, nonostante voglia bene a tutti e tre i figli, come ho detto, che decide di cambiare se stesso per non mettere mai in difficoltà la propria bambina, perché lui comunque, per quanto fosse un uomo alla fine
integrato, ecco, nella società di Atlanta era sempre mal visto, soprattutto dalla vecchia Atlanta, per diverse cose, insomma, che aveva fatto nella vita. Ecco, lui decide di cambiare, non bere più, comportarsi in maniera diligente, sostenere quelle associazioni che ad Atlanta, insomma, fa piacere che vengano sostenute, come quelle per, non so, per i caduti in guerra o per la beneficenza e così via. Insomma, diciamo che comincia a fare quelle cose che non ha mai fatto fino ad ora, soltanto perché vuole che Diletta, la figlia, non venga mai esclusa dai salotti, non venga mai lasciata in disparte a causa sua e del suo comportamento. Quindi mette da parte l'orgoglio, nonostante lui molto spesso si sia comportato in una certa maniera perché credeva vivamente di avere ragione, di essere anche superiore agli altri, pur di far stare bene sua figlia. Rossella rimane incinta di nuovo, ma durante una lite con Rhett cade dalle scale e purtroppo abortisce e perde il bambino. Altro evento importante è il fatto che durante una conversazione Rossella e Ashley vengono visti abbracciati, e quindi, insomma, anche questo si aggiunge agli scandali che stanno sempre nei pressi di Rossella, e a Rhett questa cosa dà molto fastidio perché ha sempre apprezzato tutto e alla fine ha sempre accettato tutto, tutti i difetti di Rossella tranne il suo perenne innamoramento per Ashley. Quindi il fatto che sia uscito questo scandalo, che qualcuno li abbia visti abbracciati nonostante Melania non creda mai a queste voci, la moglie di Ashley, e anzi sostenga fino alla fine sia il marito che la migliore amica, insomma, Ashley questa cosa non, scusate, Rhett non la vede sicuramente di buon occhio. E poi gli ultimi due avvenimenti, quelli più importanti di tutti: la morte purtroppo di Diletta, della bambina, per un tragico incidente su un pony, e successivamente la morte di Melania, che era rimasta incinta nonostante il dottore le avesse detto che il suo fisico non permetteva assolutamente una seconda gravidanza. Quindi all'improvviso Rossella si rende conto che tutto quello che in realtà conta nella vita non sono i soldi, ma sono le persone che si hanno accanto. Si riscopre tremendamente sola e soprattutto capisce di aver sempre indirizzato male i suoi sentimenti d'amore, capisce di non aver amato mai realmente Ashley, di averlo quasi idealizzato e di aver invece sempre amato Rhett perché lui era sempre presente quando lei aveva veramente bisogno. Tra le sue braccia si è sentita veramente confortata come mai con nessuno, ma purtroppo è troppo tardi. Rhett è completamente devastato, completamente distrutto non soltanto dalla morte della figlia, ma anche da tutto quello che Rossella gli ha fatto passare, e quindi non è in grado in quel momento di riprendere una relazione con lei. Decide quindi praticamente di lasciarla, le dice semplicemente che si sposterà, insomma, andrà via dalla città e tornerà soltanto quando le convenzioni, insomma, lo ritengono opportuno. Però alla fine, insomma, sarà come non essere più sposati, e il nostro libro finisce con la famosa frase: domani è un altro giorno. Quindi quello che si ripete sempre Rossella: ci penserò domani, ci penserò domani, e la sua intenzione è quella di riconquistarlo, però il libro termina prima che possiamo scoprirlo. Bene, allora adesso cominciamo a parlare dei vari punti che mi sono particolarmente piaciuti. Allora, personaggi, come sempre, partiamo da Melania. Allora, Melania tendenzialmente l'ho sempre apprezzata, praticamente in tutto il libro l'ho apprezzata, e so che è un personaggio che piace molto anche a voi, la sua bontà, la sua capacità di comprendere gli altri, la sua forza nonostante sembri una donna molto debole, quindi insomma è un personaggio positivo. Purtroppo in questa terza parte del libro io ho notato ci sono stati, insomma, due avvenimenti che me l'hanno fatta criticare, diciamo, ovvero il primo è il fatto che lei appoggi il marito che fa parte del Ku Klux Klan, perché lei in realtà è sempre stata delineata come un personaggio dal cuore aperto a tutti. Addirittura lei mostra gentilezza e compassione anche per Bella, la prostituta più conosciuta di Atlanta. Ecco, nonostante questo, però, è che appoggi il marito all'interno di un'associazione e di un gruppo di persone che noi sappiamo, abbiamo studiato, hanno fatto cose terribili, mossi da degli ideali atroci e completamente non condivisibili, mi è sembrato stridere un po' con quello che era il personaggio di Melania, che invece avrei detto, insomma,
avrebbe sostenuto l'uguaglianza e avrebbe considerato deplorevole il far parte di un gruppo di persone del genere, violente, terribili, ecco. E la seconda cosa che non mi è piaciuta di Melania è stato quando ovviamente c'è stato lo scandalo per cui Ashley e Rossella erano stati visti abbracciati. Ecco, lei caccia di casa la persona, Lydia, che le ha detto, le ha riferito di averli visti abbracciati, e lei è completamente fiduciosa che tra Ashley e Rossella non c'è niente. E noi sappiamo bene, perché viene proprio detto alla fine, che Melania non ha mai sospettato niente. Quello che io credo, dato che Melania, nonostante sia un personaggio molto docile, molto caritatevole, quasi debole, venga vista quasi debole, in realtà però è una donna molto intelligente. Quindi io credo che lei abbia voluto vivere questa relazione con Ashley e con Rossella con gli occhi chiusi, senza ammettere a se stessa che tra suo marito e Rossella c'era qualcosa, ma se anche non riusciva a vedere questo, in ogni caso è difficile che lei non sia riuscita a vedere l'odio che per tanti anni Rossella ha provato nei confronti di Melania. Quindi ecco, da questo punto di vista, quando lei, Melania, dopo questo scandalo prende le difese apertamente, pubblicamente di Rossella, perché la considera la sua salvatrice, ed è anche vero, alla fine Melania è viva grazie a Rossella, l'ho vista, ecco, come, ma non che sia una cosa sbagliata dell'autrice, semplicemente mi è un po' caduto il personaggio, un personaggio che tendenzialmente, cioè, è quasi perfetto, ecco, è una donna quasi perfetta. Su questo purtroppo è molto debole, è talmente innamorata di Ashley, vuole talmente tanto bene a Rossella che non riesce, non vede neppure l'evidenza quando le viene messa davanti agli occhi. Abbiamo poi Rossella che praticamente rimane la stessa per quasi tutto il libro, ma io direi forse tutto il libro. Lei continua per gran parte della terza parte del libro ad essere completamente egoista, quindi tutto quello che importa è lei stessa, anche nei momenti in cui fa soffrire Rhett. Lo fa soffrire in tante maniere, più o meno gravi, prima fra tutte il rifiutarsi a lui, il dirgli non voglio avere altri figli, quindi ho a letto con te, non ci vengo più, nonostante siano marito e moglie. Una scusa anche piuttosto banale per in realtà mantenersi casta e pura per il suo Ashley, col quale non ci sarà mai niente. Quindi insomma, vediamo che lei non importa far del male agli altri, l'importante è stare bene con se stessa, stare bene lei e basta, nemmeno i figli importano. Alla fine è vero che in qualche maniera si redime, riesce a capire che cosa ha sbagliato nella sua vita, ma ormai è troppo tardi praticamente per tutto, perché ha perso tutto quello per il quale doveva lottare prima. Anzi, vediamo come Rossella in realtà non sia veramente cambiata proprio nelle ultime righe del libro, perché durante tutta la storia di Rossella, lei ogni volta che incontrava una difficoltà, ma non tanto una difficoltà, diciamo una sofferenza, quindi qualcosa che le faceva smuovere dei sentimenti di dolore dentro molto potenti, lei si rifiutava di vivere quel dolore, lo cancellava dicendo ci penserò domani, ci penserò domani, ci penserò domani, e finisce così. Lei in realtà cambia poco, nonostante abbia capito i suoi errori, dentro di sé comunque la grande sofferenza che prova per aver perso Retta, aver perso tutti quelli che amava, aver perso il suo amore. In ogni caso lei cerca di racchiuderlo all'interno di una parte nascosta di se stessa, pensando domani, un altro giorno, ci penserò domani. Ashley, vabbè, non c'è niente da dire, rimane il solito scemo praticamente per tutto il libro, non provo mai compassione per lui, non mi trovo mai dalla sua parte, non lo sopporto, sempre triste, sempre musone, nonostante abbia avuto una vita, a parte il fatto che è andato in guerra, sempre agiata grazie a Rossella, che gli ha dato sempre cibo, una casa, un lavoro, ha una moglie devota che gli vuole bene, lui sembra che la vita non gli dia mai quello che lo rende veramente felice. Potrebbe lottare per Rossella perché in fondo la ama, non lo fa, quindi non ho tanto da dire su Ashley perché non mi è mai piaciuto. E poi passiamo a Rhett, l'uomo che secondo me è un personaggio che noi abbiamo amato di più fin dall'inizio, perché è un personaggio schietto, intelligente, senza peli sulla lingua, un uomo che va dritto per la sua strada, sa cosa vuole e non si vergogna di volere quelle cose, quindi già ci piace, un po' bello e dannato. Ma poi quando ha la figlia e vediamo quanto il suo istinto paterno sia forte, a quel punto proprio ci sciogliamo e pensiamo che questo è veramente l'uomo perfetto.
È vero che a volte tratta male Rossella, non è il marito perfetto, non diamo tutte le colpe a Rossella ovviamente, però nel momento in cui diventa padre, già prima il suo affetto e l'affetto che prova per quei due bambini che non sono suoi figli è una cosa che tocca il cuore. Quando poi nasce appunto Diletta, ecco, vedere che un uomo decide di mettere da parte tutti i suoi difetti, di correggere tutto ciò che lui fa di sbagliato, anche diciamo di rinnegare se stesso, perché poi lui è così, lui è fatto così, è un uomo che sbaglia, un uomo egoista, un uomo egocentrico, ma vede i suoi difetti e per la prima volta non dice io sono fatto così, vado bene così, no, perché per la prima volta c'è qualcuno che è più importante di lui, ovvero sua figlia, quindi mette da parte tutto quello che era per diventare un uomo migliore, per rendere la vita di Diletta migliore. Lo adora, è vero che la vizia molto, quindi Rossella non approva molto il suo modo di educare la bambina, però viene molto spesso zittita e io credo anche ha ragione, perché Rossella non si è mai veramente presa cura dei suoi figli, mentre Rhett viene anche ammirato dal resto della città per il suo bellissimo comportamento con la bambina. Per quanto riguarda invece l'evento più catastrofico, che è la morte di Diletta, mi è piaciuto moltissimo come è stata descritta, mi ha veramente straziato il cuore. Ho apprezzato tantissimo il fatto che noi scopriamo come si sono comportati sia Rhett che Rossella immediatamente dopo la morte della bambina attraverso le parole di Mammy, quindi questa donna di colore ormai anziana che va da Melania per raccontare che questa situazione ha sconvolto la loro famiglia, che questa coppia è completamente andata fuori di testa, lo racconta con questo italiano stentato, con questi errori grammaticali, ma ci butta in faccia proprio la tragicità di quello che è successo e la sofferenza profondissima che entrambi i genitori provano, ma soprattutto Rhett. Noi ci mettiamo nel cuore di Rhett, è una cosa che veramente strazia l'anima. Vediamo proprio lui alzarsi, prendere la pistola e andare a uccidere il pony che ha ucciso sua figlia, lo vediamo nel letto accanto alla figlia a chiedere di lasciare le candele accese, le luci accese, perché la bambina ha paura del buio. Cioè sono cose che ci fanno in qualche maniera, anche se ovvio se le proviamo veramente dal vivo senza leggerle, insomma sono sicuramente più forti, ma ci fanno capire una piccola percentuale di quel dolore, del dolore che si deve provare ad avere una perdita del genere, e quando una scrittrice riesce a trasmetterci questo ha già fatto tutto. Un piccolo fatto curioso insomma che è accaduto: io dopo aver finito il libro mi scambiavo dei messaggi vocali con la mia mamma, perché lei ha letto il libro tanti anni fa, 40 anni fa, e mi accorgevo che mentre parlavo della scena appunto in cui la bambina muore e Rhett così disperato, mi si incrinava la voce, cioè mi commuovevo, e la mia mamma quando mi rispondeva mi diceva oddio, io anche solo a parlarne e ripiango, e tirava su col naso, quindi tra tutte e due ci siamo emozionate, nonostante lei l'abbia letto tanti anni fa, per una scena di un libro che ci tocca anche dopo averlo finito, dopo aver chiuso le pagine, ecco. Quindi bellissima. Infine il finale, mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto il fatto che finalmente venga svelato il significato di questo sogno che Rossella faceva da quando era stata Tara, questo sogno in cui lei corre in mezzo alla nebbia, sa che da qualche parte c'è la salvezza ma non riesce a vederla e corre, si affatica, il cuore le batte fortissimo però non riesce a vedere niente oltre la nebbia. Ecco che il significato del sogno viene svelato, perché lei appunto la sera in cui Melania se ne va, anche lì se ne va anche come una santa praticamente, anche lì insomma stiamo abbastanza male, la sera che lei appunto se ne va, Rossella corre verso casa, si trova immersa nella nebbia, improvvisamente si ricorda del sogno, comincia ad essere doppiamente impaurita fino a quando non vede le luci di casa sua, e così capisce che la salvezza in realtà era casa sua, ma soprattutto Rhett. Come ho detto però purtroppo è troppo tardi. A me il finale è piaciuto, anche se non è un finale positivo, perché in fondo Rossella è stata un personaggio che per quanto abbia dovuto lottare contro delle avversità, alla fine ha sempre ottenuto ciò che voleva, facendo soffrire gli altri o comunque avendo pensieri cattivi nei confronti degli altri e fregandosene dei loro bisogni.
Quindi diciamo che un finale del genere forse più realistico, anche se è meno felice, perché è logico che ci sarebbe piaciuto che lei trovasse l'amore corretto e finalmente potessero stare insieme. Però è molto poco probabile in una storia che si è svolta così. Quindi in fondo credo che il finale sia azzeccato. Bellissimo, emozionante e sicuramente di grande impatto. Bene, io ho parlato moltissimo, non sono sicura di aver detto tutto quello che avrei voluto dire, comunque tendenzialmente queste sono le cose che mi hanno colpito di più. Un commento generale sul libro: sono stata felicissima di averlo letto, sicuramente adesso è uno dei miei libri preferiti, credo insieme a Uccelli di Rovo, e sono veramente felice di averlo, come ho detto, di averlo letto, perché molto spesso quando si pensa a Via col Vento si pensa semplicemente a una storia, una stupida storia d'amore, ecco, non è assolutamente così. È un libro che parla di un periodo interessantissimo, la guerra tra gli stati del nord e gli stati del sud, un periodo che tutti noi studiamo a scuola e che qui viene affrontato in maniera molto dettagliata, quindi un periodo storico appunto interessante in tutte le sue forme. Vediamo come cambiano le persone, vediamo i personaggi che sono tutti diversi, tutti delineati in maniera molto particolareggiata, con le loro caratteristiche, i loro pregi e i loro difetti. Ci innamoriamo praticamente di tutti i personaggi, anche di quelli negativi, che in fondo danno un po' di pepe alla storia. In più, ogni personaggio ci insegna qualcosa. Quelli positivi, come può essere Melania, ci spingono a comportarci bene nei confronti degli altri, perché vediamo quanto lei dia amore, ma soprattutto quanto riceva amore da tutte le persone con le quali interagisce. Questo proprio per dimostrare che molto spesso diamo uno e riceviamo indietro due, anche se a volte ce ne dimentichiamo. Ma impariamo anche dai personaggi negativi, come può essere Rossella, la quale ci insegna alla fine sicuramente che cosa realmente conta nella vita, che non bisogna pensare solo a noi stessi, sempre solo a noi stessi, o che appunto i soldi non sono tutto, che le persone che ci circondano e che ci vogliono bene fanno realmente la nostra felicità. Ma ci insegna anche che di queste cose bisogna accorgercene in tempo, perché purtroppo a volte può essere troppo tardi. Quindi insomma è un libro che mi ha commossa, mi ha emozionata, non mi ha mai annoiata, neppure nelle descrizioni che avevo letto qualcuno l'aveva trovate a volte un po' pesanti. Per me non è stato così, perché sono scritte talmente bene che mi coinvolgono completamente, quindi mi sono piaciute descrizioni e dialoghi, secondo me equilibrati nella giusta maniera. Un libro che mi ha fatta piangere, mi ha fatta anche sorridere, mi ha fatta amare e odiare i personaggi, gli stessi personaggi, perché chiaramente passano gli anni, le persone evolvono, mutano, cambiano, diventano a volte migliori, a volte peggiori, in base agli ostacoli della vita che devono superare, e questo credo che si renda benissimo in questo meraviglioso libro. Insomma, non ho altre parole da spendere, un libro bellissimo che vi consiglio di leggere, o soprattutto sono curiosa di sapere cosa pensate voi del finale e di quest'ultima parte, ma anche del libro in generale. Adesso è il momento di guardarmi il film, infatti questo video lo sto registrando con diversi giorni di anticipo, con una decina di giorni di anticipo, perché voglio guardare il film, ma volevo aspettare di parlarvi prima dell'ultima parte, perché non volevo farmi influenzare in nessuna maniera dal film e poi avevo paura di dimenticare qualcosa che volevo sottolineare. Quindi finalmente ce l'ho fatta e adesso mi guarderò a puntate il film, perché è lunghissimo, sperando anche che quello non mi deluda, ma non credo. E niente, allora grazie come sempre per aver partecipato a questo GDL, grazie per tutti i commenti, tutte le informazioni che abbiamo condiviso, tutte le idee che abbiamo condiviso, e spero di fare presto un altro GDL per una nuova stagione che ci possa unire nella lettura di un libro così bello. E allora alla prossima, ciao!